Pamela che ci parlerà dell'iniziativa Puliamo il Mondo. Ciao a tutti, io sono Pamela, la presidente di Lega Ambiente Fano. Questa mattina si è svolta l'ultima attività che avevamo programmato per Puliamo il Mondo qui alla Coeridoni di Fano. Questa attività è stata svolta con un centinaio di bambini circa qui della scuola oggi. Ha coinvolto invece all'interno di tutto il percorso che abbiamo svolto insieme ad ASET al comune circa 300 bambini e 5 istituti di Fano, ovviamente, della nostra città. Una modalità un po' particolare quest'anno, nel senso che abbiamo svolto le lezioni in classe insieme a un rappresentante di ASET che spiegava la corretta gestione del rifiuto e successivamente in maniera simbolica siamo andati a fare la raccolta dei rifiuti all'interno del progetto di Lega Ambiente di Puliamo il Mondo. Questo progetto è un progetto che Lega Ambiente porta avanti da circa 40 anni, iniziato in Australia circa 40 anni fa, di cui Lega Ambiente è rappresentante qui in Italia. E come dicevamo prima, un'attività simbolica serve appunto per andare a vedere qual è la corretta gestione del rifiuto. Sicuramente non è gettandolo per terra che risolviamo il problema. Quest'anno abbiamo voluto fare un focus particolare sulla plastica monouso, in quanto abbiamo notato che è il principale rifiuto che troviamo durante le varie raccolte, sia quelle in spiaggia che quelle all'interno dei parchi, che anche quelle lungo i fiumi. Vorrei anche sottolineare che questa attività quest'anno è stata organizzata nel totale rispetto delle norme relative al Covid attualmente vigenti. Siamo qui con il maestro Michele che ci parlerà del progetto Eco School. Rappresento il circolo didattico Fano San Lazzaro e precisamente sono la funzione strumentale legata al progetto EcoSchool. All'interno di questo progetto sviluppiamo tutte le attività di educazione ambientale, compresa in questo momento, nel mese di settembre ed ottobre, l'attività collegata con Lega Ambiente e quindi con il progetto Puliamo il Mondo. Nel nostro circolo sono 8 le classi che hanno partecipato attivamente alla pulizia degli ambienti prossimi alle loro scuole e hanno anche ascoltato un intervento di un tecnico dell'ASET che ha parlato loro delle problematiche connesse con la raccolta differenziata. Tutto si è svolto nelle migliori delle modalità, i bambini hanno partecipato molto attivamente, soprattutto nelle attività di pulizia. Questo progetto viene fatto dal nostro circolo da tanti anni. Sono tante le classi che avrebbero potuto partecipare, solamente quest'anno per problemi legati al Covid, quindi al distanziamento sociale, quindi alla sicurezza, solamente 2 classi per plesso hanno potuto partecipare. Qui ci troviamo alla Pineta, di fianco alla scuola Raggi. Anche in questo caso c'è svolta un'attività di pulizia legata agli ambienti dove i bambini solitamente vanno a giocare. Questo è un cartello che è stato apposto proprio per far vedere a tutti i cittadini come dei volontari, come i bambini possano pulire il territorio e mantenerlo pulito, dando un esempio anche ai più grandi.